Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Ed eccoci qui ad una nuova puntata del Punto sulla Roma del sottoscritto. Allora, ringraziamo intanto chi ci sta seguendo in ascolto, e chi volesse seguirci anche via radio può collegarsi al nostro sito www.romadelnewstv.it. Mi confermo dalla regia, giusto? Ok, andiamo a sciorinare gli argomenti del giorno, e come non si può partire da Porto Roma. Mercoledì 6 marzo scorso, io avevo detto, antecedente il derby, che la Roma in 4 giorni si giocava il futuro, e purtroppo se l'è giocato molto male, perdendo il derby in modo direi veramente mortificante per i colori e per i tifosi che erano lì presenti sugli spalti a sostenerli, e uscendo dalla Champions quando invece poteva andare avanti. Ovvio, non si sarebbe vinta la Champions, ma un altro accesso ai quarti di finale sarebbe stato davvero, insomma, importante e anche gratificante. E invece non è stato. Il Porto, come così Liverpool, si conferma tabù europeo per la Roma. E una partita condizionata dagli episodi, da alcune scelte che non ci hanno visto affatto d'accordo. Mi riferisco al punto interrogativo principale che rivolgo all'ormai ex tecnico giallorosso Di Francesco: come si fa per 120 minuti a tenere in panchina El Shaarawy, che anche ieri ha dimostrato di avere una dote, una vena realizzativa insomma molto buona, e poi di essere quel giocatore che ti può dare quegli strappi e fare quella differenza che purtroppo oggi alla Roma ben pochi hanno. E quindi, se dovevi cambiare un esterno come hai fatto con Perotti anziché Schick, perché non proprio uno di ruolo che è Shaarawy. Schick, abbiamo detto sempre che a mio avviso è un grande dilemma tattico, ma non è assolutamente né un esterno, ma bensì una prima punta, ancora meglio una seconda punta. E Porto Roma, purtroppo il VAR non ci ha come dire, sorriso. Ma quando dico sorriso non intendo che chiedevo favori dal VAR per la Roma, ma bensì una distribuzione equa delle decisioni che andavano a prendersi in momenti topici dell'incontro. Allora, si era visto prettamente fin dalle prime battute, quando il Porto picchiava e mordeva le caviglie dell'undici giallorosso sul campo, che era una direzione molto casalinga, poiché il Porto avrebbe dovuto avere già qualche ammonito, che invece non è stato. Quindi io mi rivolgo ad Alessandro Florenzi, che poi si mette a piangere, ma caro Alessandro, intanto salutiamo anche Simona che ci sta guardando e mandiamo un saluto. Caro Alessandro, ma come ti viene in mente di fare quella trattenuta così in aria, visto che in Europa quei falli li fischiano, a maggior ragione con un arbitro che si è visto, insomma, si era già capito, perché era a 115 minuti di gioco che andava avanti un arbitraggio molto casalingo, di fare quella scelleratezza difensiva, a maggior ragione che poi, anche se lo lasciavi, l'attaccante portoghese mai sarebbe arrivato su quella palla, neanche se faceva una spaccata modello Cuccarini di tempi d'oro. Quindi dico, come è possibile? E poi, per quanto riguarda poi Schick, al 119esimo lì prende per me quello, no, per essere fazioso, ma è calcio di rigore, poiché si evince chiaramente da nitide immagini che il tallone di Marega, cioè il piede destro di Marega, sbatte sul tallone di Schick e poi cade a terra. Allora dico, Kakir, visto che quello che c'è in ballo, visto il momento topico dell'incontro, visto che pochi istanti prima
Eri andato al VAR. Allora, come fai a decidere così senza neanche avere lo scrupolo di andare al VAR e di visionare insomma l'episodio in questione? Come fai? Io penso che almeno per obbligo morale tu eri obbligato appunto ad andare a... Poi magari non lo dai quel calcio di rigore, perché poi non è che è così eclatante, ma almeno dovevi andarlo a vedere. Ciò allora mi fa pensare male, purtroppo, mi fa pensare male che magari da alcune parti la qualificazione non era decisa proprio sul rettangolo verde, ma bensì su un altro rettangolo fatto di legno. E poi ovviamente anche la Roma ci ha messo del suo, perché un atteggiamento un po' rinunciatario. Io non mi ricordo una parata di Casillas che tale si possa definire. E poi quando a questi livelli purtroppo commetti degli errori, e la Roma, tanto per cambiare, in modo nauseante, in modo veramente autodistruttivo, in modo ormai inspiegabile, assurdo, è piombata nuovamente nei suoi atavici, cronici, delittuosi errori, ossia scarsa concentrazione, perché i due gol te li sei fatti da solo, hai perso palla su una ripartenza di transizione che tu avevi palla. Quindi come è possibile? E l'hai pagata a caro prezzo. E poi lo scarso cinismo: hai avuto tre colossali occasioni, una con Perrotti che dopo un grande slalom, anziché servire al centro area, Pellegrini, se non vado errato, e Zaniolo liberi, tenta un tiro che poi va quasi fuori la curva dietro la porta di Casillas, con Dzeko che si mangia anche lui due gol fatti, e quindi ripiombi sempre là. Il cinismo, qualità essenziali, virtù fondamentali per far sì che una squadra possa essere definita buona o grande e possa competere, e perché no, ambire a superare questi livelli. E quindi chi è causa del suo mal pianga se stesso. Saluto anche Renato che ci sta guardando, un abbraccio. Quindi poi sono ovviamente cose che paghi a caro prezzo a questi livelli, e la Roma come sempre l'ha pagato carissimamente. Comunque poi altro dato inconfutabile, che qui si riassume un po' tutta anche la prestazione fornita dalla Roma nel complesso del Dodragao, è che visto che i numeri, almeno per il sottoscritto, non sono una opinione, ma la matematica è una sentenza, i numeri che ho visto a fine dei 120 minuti su un dato statistico rilevante, a mio avviso, è contrasti vinti, amara sentenza. 58% di contrasti vinti dal Porto, 42% dalla Roma. Questo che va a denotare due cose fondamentali: la prima, che non vai lì con la giusta concentrazione e ferocia agonistica, la cattiveria agonistica non ce l'ha fatto; la seconda è che anche la tenuta atletica è alquanto fatiscente, perché anche per vincere i contrasti devi anche arrivare prima sulla palla, cosa che spesso i portoghesi facevano e la Roma no. Quindi siamo sempre qui a ricriminare quel che poteva essere e invece non è stato. Stagione altamente fallimentare, uscito dalla Coppa Italia in un modo che ha segnato la pagina, una delle pagine più vergognose, non di questa stagione, dico attenzione bene, ma di tutta la storia della Roma, perché era dal 1950 che la Roma in Italia, ossia 70 anni, che la Roma non subiva un passivo così umiliante e mortificante. Poi, se è uscito dalla Champions, i quarti erano alla tua portata e ci sei uscito, quindi altro obiettivo fallito. E attualmente stai fallendo anche il campionato, non dico lo scudetto, perché quello sarebbe utopia. Non folle, veramente da rinchiudersi in un manicomio, ma i primi quattro posti, che
che garantiscono l'accesso alla prossima competizione massima europea, ossia la prossima Champions League 2019-2020. E anche lì attualmente ne stai fuori. E con due dirette concorrenti hai anche gli scontri diretti a sfavore, quindi non puoi arrivare neanche a pari punti. Mi riferisco al Milan e addirittura alla Lazio. Hai dilapidato il 3-1 del derby d'andata. Siete riusciti anche in questa impresa. Era esattamente da 13 anni che la Roma non subiva un passivo così netto in un derby. Dicembre 2006, il famoso tuffo nella fontana del Gianicolo a meno 8 di gradi centigradi come temperatura esterna di Dario Rossi. Quindi anche lì, anche Rosaria ci sta guardando. Rosy, un bacione, amore a te, grazie. Dico quindi, al stagione fallimentare sotto ogni punto di vista, la puoi salvare solamente in parte, riuscendo ad agganciare questo quarto posto che diventa sempre più fondamentale, imprescindibile e basilare per il futuro della Roma, non solo cioè, sia a livello economico ma sia anche a livello di rifondazione tecnica. Quindi, perché i soldi della Champions sono fondamentali per il bilancio della Roma che continua a languire. Dopo Porto Roma, Pallotta ha dato via appunto a una epurazione in ogni quadro di assetto tecnico societario. Ha mandato via, ha rescisso con il fenomeno Santone Cassiere di Siviglia, Rimida Monchi, malato di protagonismo anche lui, ovviamente malato tra virgolette. Ha mandato via tutto lo staff sanitario perché la Roma quest'anno ha fatto il record di 38 infortuni, molti anche recidivi e di ricadute a livello muscolare, e veramente penso che sia un record da Guinness dei primati, ovviamente in negativo, perché mai una squadra, se lo ricordi, a marzo ha avuto così tanti infortuni. Segno che veramente erano staff di incompetenti, oppure dato che ha mandato via anche Di Francesco e i suoi collaboratori, una preparazione, anche Roberto Di Porto ci sta guardando, lo salutiamo, una preparazione davvero inadeguata e del tutto sbagliata, nonostante fosse cambiato, anche Massimiliano Tirelli ci sta seguendo, un saluto, nonostante fossero cambiati i preparatori tecnici voluti appunto da Pallotta, i famigerati tra virgolette, che si può così definire Norman e Lippi, ma siccome la lingua batte sempre dove il dente duole, io non la sento di scaricare tutte le colpe addosso allo staff sanitario e allo staff tecnico, ex staff tecnico di Francesco e i suoi collaboratori, anche se comunque sono veramente pesanti le responsabilità o le colpe che loro hanno, ma io le do anche alla società. Di Francesco aveva chiesto minimo, almeno insomma, di far lavorare in montagna la squadra per 2 settimane, non gli è stato concesso. Una settimana a Trigoria, nella fornace di luglio di Roma, non so cosa insomma ci si può allenare con quella fornace, con quell'AFA, e poi anche le tournée transoceaniche. Donne transoceaniche che ovviamente la Roma ha fatto 4 partite cambiando 4 scali aerei con ogni postazione, ogni luogo dove è andato con 4 fusi orari diversi, dove in tutto impiegando 18 giorni. Allora dico io, ogni volo era una tratta di volo sui 5-6 ore se ben ricordo, io quindi dove la poteva fare Di Francesco questa tanto da lui richiesta preparazione, nei corridoi dell'aereo mentre la squadra si spostava per andare a incassare i cachet delle amichevoli? E quindi cara dirigenza, anche qui tu devi assumerti le responsabilità. L'epurazione è stata fatta in ritardo, perché a mio avviso questa epurazione comunque andava fatta non adesso ma bensì
dopo quella nefasta, quella indegna, quella mortificante, vergognosa, scandalosa notte di Firenze. E lì veramente si è toccato il fondo. Quella era la punta dell'iceberg, perché prima di là già c'erano state de delle cose in questa stagione, veramente, insomma, dei cosiddetti bocconi amari da mandare giù con per ogni tifoso giallorosso. Con 1,5 kg di bicarbonato per digerirle, e mi riferisco a Roma Spal 0-2, a Bologna Roma 2-0, a Roma Chievo da 2-0 a 2-2, Cagliari Roma 0-2, 2-2, e Victoria Pilsen Roma, dove ci hanno preso a pallonate 2-1, le goleate che ci ha fatto il Real Madrid al Santiago Bernabéu, che se non era Peruzzo, è lì in stato di grazia. Finiva 8-0 e tante tante altre cose che adesso, insomma, tutti ci ricordiamo, e che non sto qui ad elencare perché altrimenti faremmo notte, penso. Quindi, se lì il signor Monchi e il signor Di Francesco comunque avessero avuto un minimo di coerenza e un minimo di dignità o di coscienza morale anche, voglio dire, guardi, avrebbero, dopo Firenze, manco al triplice fischio finale, dato le dimissioni, come fecero dopo il fallimento del mondiale brasiliano del 2014 Abedi e Prandelli, allora rispettivamente presidente della FIGC e commissario tecnico di quella spedizione, tanto, visto che dopo l'uscita con Costa Rica 1-0 non poteva fare altrimenti. Io questo mi sarei aspettato, ma siccome non è stato fatto, allora, e bisogna far sentire la voce del padrone. Chi è il padrone? Pallotta. E allora lì, signor Presidente, dovevi fare questa operazione in quel momento. Ovvio, con i secchi in mano si fa la storia, ma magari se si fosse fatta in quel momento, magari stiamo qui a raccontare un derby, non dico vinto, ma magari neanche perso, e magari in tempi d'attesa di arrivare a venerdì prossimo, facendosi il punto di domanda: chi capiterà con noi nei quarti? E quindi, comunque, meglio tardi che mai. Ora, diciamo, questa epurazione è stata fatta, sono arrivate nuove persone, e speriamo, ecco, che si possa salvare quanto di salvabile ancora si può in questa stagione. Dalla regia mi fanno cenno che è il momento di dare la linea agli amici sponsor. Io però vi raccomando, visto che saranno brevi istanti, di rimanere qui collegati con Roma Daily News TV, perché di argomenti da trattare sull'argomento sul principale, appunto, AS Roma, ce ne sono ancora molti. Ringrazio anche comunque Roberto Biondo per i saluti, anche il contraccambio. Ringrazio Leo Menta e Matteo Sciara che ci sta seguendo. Mi raccomando, restate con noi, stay tuned. Pochi secondi e torniamo qui in diretta. Maggiori di come era con Di Francesco, anche le sostituzioni fatte, insomma, giocatori che neanche salutavano la panchina o il mister, con Di Coronieri invece ci sono stati degli abbracci, delle pacche di incoraggiamento per chi entrava. Quindi questo è, come dire, sono dei segnali. E ovvio che adesso, per far sì che Ranieri possa lavorare, la cosa principale è recuperare gli infortunati e sperare di non cadere più in altri, appunto, infortuni. E soprattutto seguire il mister, seguire e dargli la giusta tranquillità per plasmare la sua squadra. Ranieri è un aggiustatore davvero, insomma, che ha grandi capacità in tal senso. Ricordiamo tutti anche, a parte quando è subentrato a Spalletti, con la Roma in fondo alla classifica e l'ha portata a 2 punti dallo scudetto, come ho detto poc'anzi. E poi con ben 24 risultati utili consecutivi, fatti di, se non vado errato, di 19 vittorie e 5 pareggi. E poi ricordiamo anche tutto il miracolo di Parma,
il Miracolo di Parma, dove ha rimesso in piedi Pepito Rossi. Quel Parma ormai era in Serie B, e Claudio Ranieri invece fece un miracolo salvandolo, contro ogni pronostico, sfidando anche la sorte avversa, che nessuno avrebbe puntato nulla ormai su quella salvezza del Parma. Ha preso il Leicester anche nelle ultime partite del campionato precedente a quel miracolo sportivo, se la memoria non mi inganna, l'ha salvato. L'obiettivo della stagione successiva era una tranquilla salvezza, e poi invece quella tranquilla salvezza ha portato Ranieri in cima alla Premier. Quindi, questo per dire insomma le capacità di Ranieri allenatore. Non è vero che costa solamente il 4-4-2, quella Roma del 2009-2011 giocava anche col 4-3-1-2, perché spesso era Perotta, De Rossi e Pizzarro a centrocampo, Totti trequartista, diciamo, con Toni o Vucinic le punte, o Menez, Totti, Vucinic, o Menez, Toni, Totti, e via dicendo. Quindi Ranieri è uno che conosce il calcio e che da tecnico intelligente è uno molto bravo ad adattarsi lui agli uomini a disposizione e non viceversa. E in questo caso, visto che la squadra non l'ha fatta lui, saprà evidenziare questa capacità ancora una volta nel miglior modo, a mio avviso. E, ovvio, Roma-Empoli non può dare altre indicazioni, però di buono, riguardo Roma-Empoli ci sono solamente i 3 punti, poiché poi per il resto la Roma si continua a complicare la vita da solo. Io penso che l'autogol di Guajesus, con rispetto parlando, proprio dalla serie Le Comiche, perché ti fa denotare anche come i giocatori non sono tranquilli. Ranieri l'ha detto questo in conferenza stampa: non sono tranquilli perché lì Guajesus era da solo. Cosa gli passa per la testa di quel momento non si sa. E poi nel secondo tempo soffri troppo, una squadra comunque incerottata, una squadra veramente a livello atletico penoso, e siamo a marzo, quando le squadre in questo momento dovrebbero proprio cogliere i frutti della preparazione per poi fare lo sprint finale in questa diciamo parte finale della stagione, che è fondamentale per conseguire gli obiettivi che uno si è prefissato. L'obiettivo della Roma qual è? La corsa a Champions, la corsa al tartamito quarto posto. La classifica dice che la Roma attualmente ha 47 punti, e io qua dico come pesano i punti persi a Cagliari, come pesano i punti persi col Chievo in casa. Veramente sono macigni, sono fardelli che sono tonnellate sulla classifica della Roma. Milan 51, Inter 50, Roma 47. La Roma ha una occasione fondamentale. Sabato prossimo, Spal-Roma. Questi 3 punti da cogliere, a mio avviso, valgono 9, non 3, perché ti permetteranno senza dubbio di recuperare punti alle due milanesi che ti precedono, perché domenica sera poi c'è il derby della Madonnina, Milan-Inter, e di mettere pressione a una delle due. Quindi, come dire, la Roma non può non andare a Ferrara nella difficilissima trasferta con la Spal, perché sarà una gara difficilissima, come lo è stato con l'Empoli. Infatti Roma-Empoli, per diciamo usare o sfruttare un sillogismo, un parallelo, mi ha molto ricordato l'esordio di Ranieri nella sua prima esperienza a Roma, Siena-Roma 1-2 al 91esimo con gol di John Arnerise, un bolide su punizione sotto il set. Ma anche lì fu una Roma veramente brutta da vedere, di buono solo i 3 punti, e una gara ricca di insidie, sempre con una squadra toscana, ma dove comunque di buono con 3 punti c'era lo spirito della squadra, che ha mostrato insomma, che mostrò allora, come ha fatto con l'Empoli. E quindi corsi e ricorsi storici, speriamo che sia di buon auspicio, come lo fu
9 anni or sono. Dicevamo, la Roma quindi ha l'obbligo di cogliere questi 3 punti a Ferrara. Milan-Inter, quindi o recuperi 2 punti a entrambe, o 3 punti all'una o all'altra. Quindi non puoi non sfruttare questa occasione. Qualora la Roma non dovesse sfruttarla, allora è giusto che sia fuori dal quartetto che poi garantisce i posti in Champions League, perché sono troppe le occasioni che la Roma non ha sfruttato. Ormai non ci sono più alibi. Prima la colpa era dello staff sanitario, la colpa era di Monchi, la colpa era di Francesco. Tutti questi 3 fattori o componenti non ci sono più. Ora i giocatori non hanno più scusante, l'alibi non c'è più, quindi e non c'è più tempo da perdere, non ci sono più occasioni da poter recriminare. Ha quasi, non dico un match ball scudetto, un match ball per il quarto posto la Roma, ma poco ci manca, insomma. E quindi ha l'obbligo di sfruttarla proprio con tutto quello che ha ancora dentro il corpo, anche su autogol al 95esimo. Ma la Roma deve andare a Ferrara famelica, deve andare a Ferrara come se fosse lei a dover salvare, non la spalla. Deve andare a Ferrara con umiltà, deve andare a Ferrara con grinta, con carattere, con ambizione, con concentrazione e con ferocia, facendo sì, non solo a Ferrara, ma che queste ultime 11 restanti partite, i punti di debolezza cronici, difetti atavici, ossia scarsa concentrazione e cinismo sotto porta, diventano invece i punti di forza della Roma. Fondamentale, perché il quarto posto è veramente imprescindibile, basilare per il futuro della Roma, che è appunto tutti ci auguriamo sia roseo, e che pure se dovesse fare un'altra rivoluzione, sia finalmente quella giusta a porre le basi per una squadra che possa finalmente dare le giuste soddisfazioni ai tifosi che tanto meritano e tanto sperano. Poi infatti qui anche Antonella Trinaccio ci dà un buongiorno, lo ricambiamo sempre Forza Roma, ovviamente sempre, prendo l'assist per calarmi un po' nel futuro. I soldi della Champions League sono imprescindibili, perché altrimenti poi si assisterebbe, a mio avviso, a un ridimensionamento veramente da rabbrividire. E poi anche per la panchina, visto che Ranieri ha un contratto di 3 mesi, comunque denota c'è questa persona, l'attaccamento, l'amore incondizionato che ha per la Roma, perché nessun altro allenatore avrebbe fermato a queste condizioni 3 mesi, l'ha detto anche lui, infatti non l'avrebbe fatto per nessun'altra squadra. Però quando la Roma chiama, io rispondo presente. Questo è un atto d'amore e di fedeltà che merita appunto che i giocatori, se hanno un briciolo di etica morale, non possono apprezzare. E per questo gesto, per questo signore che arriva adesso, appunto, dare il tutto per tutto sotto ogni punto di vista psicologico e fisico, per centrare insieme a lui questo tanto sospirato e fondamentale quarto posto. Poi dopo si possono fare tutte le congetture, le illazioni, le voci di mercato che poi seguiranno. A proposito, da quel che si è vinto questa mattina, una notizia riguardante appunto uno degli obiettivi di mercato della Roma, quel centrocampista che è Herrera, che pochi giorni fa, ha eliminato la Roma dalla Champions League, attualmente capitano del Porto. Sembra che dovrebbe aver firmato a parametro zero un contratto con l'Atletico Madrid di Simeone, che questa sera sarà impegnato allo stadium, e mandiamo comunque ai coccioli adesso un grande in bocca al lupo. Poi si susseguiranno le voci sulla panchina, si sono fatti i nomi di Gasperini, i nomi di Giampaolo e soprattutto di Sarri. E quindi sono discorsi prematuri. La cosa principale adesso è andare avanti partita per partita e far sì che la Roma colga questo quarto posto. Dopodiché si può poi, ecco, programmare la stagione che dovrà avvenire con molta più tranquillità e molta più coerenza, sperando che non ci siano più personaggi
che vogliono rubare l'attenzione, non ci siano più troppi galli a cantare, non ci sia più un presidente che definire un presidente è pure eufemismo, ma che finalmente ci sia un presidente presente che prenda le decisioni giuste, che si faccia consigliare dalle persone giuste, che metta le persone giuste ai posti giusti e che per una volta tanto, come dire, capisca veramente cosa significhi avere in mano la Roma, capisca cosa significhi per i tifosi la Roma e che non si nasconda sempre dietro l'alibi di questo stadio. A proposito, a maggio sarà fondamentale anche l'ok definitivo o no per questo stadio. E che anteponga per una volta il discorso economico a un discorso d'ambizione e di rispetto per il sentimento dei tifosi. Sono fatte le 11:20 circa, anche questa puntata è volata, è volta ormai al termine. Io ringrazio gli amici sponsor di essere intervenuti, ringrazio Roma Daily News TV, ringrazio Andrea Materia, sempre impeccabile in regia. Andrea Felici, un lapsus di quando stavo a Radio. Chiedo scusa, è ormai purtroppo l'età avanza. Ovviamente lo nascondo bene perché non ho dice, i capelli bianchi, ma io non ho nessun capello, quindi la nascondo bene. Ma purtroppo l'età purtroppo avanza. Chiedo scusa a Andrea Felici, giustamente. Andrea Felici, impeccabile regia. Ringrazio soprattutto chi ci ha seguito, voi gentili ascoltatori, e insomma il vostro seguirci è sempre molto importante. Vi auguro una buona giornata. Anche un saluto a Roberto De Angelis di RDA Radio 1 che ci segue sempre con molto interesse, il caro Roberto, il caro amico mio. E niente, chiudiamo con l'immancabile Daje Roma Daje. E dai, Claudio Ranieri, dai. Ciao e a martedì prossimo. Allora, un ringraziamento cordiale e affettuoso ad Alberto Fiano. A questo punto ormai anche qui sulla nostra emittente è diventato un punto storico. Ringrazio chiaramente anche l'amicizia, l'affetto e la collaborazione di Andrea Felici per quanto riguarda Roma Daily News TV, con cui siamo in sintonia e ci scambiamo opinioni e comunicazioni e trasmissioni. Grazie ad Andrea Felici. Un ringraziamento ancora ad Alberto Fiano. Col suo punto ha toccato tanti tanti tratti di questa Roma che si deve modificare. Ringrazio tutti voi dell'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie da Roberto De Angelis, grazie dallo staff e dalla redazione di RDA Radio 1. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web.